Immagini e testi che raccontano la vita in cella e le storie di alcuni detenuti, a partire dal rito della preparazione di una tazza di caffè, per riaffermare che il carcere può e dovrebbe essere sempre luogo di riscatto e di riabilitazione sociale. È il filo conduttore della mostra fotografica Puro in carcere un anno fa, promossa dal Garante regionale per i detenuti in collaborazione con l'associazione piemontese Sapori Reclusi, allestita fino al 3 marzo all'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale. Allora, questa mostra qui a Torino vuole essere un po' una dichiarazione dell'importanza del lavoro all'interno del carcere, dell'attività sia di formazione che poi successivamente di inserimento lavorativo. Il carcere è uno spreco di energie umane, per cui se si riuscisse a trovare un metodo, un modo per poter impiegare queste energie da negative a positive, tutta la società potrebbe avere un grande vantaggio. Produrre lavoro e produrre un'energia che poi, quando si rientra nella società, non può essere che positiva.